un appello contro la violenza, questo cancro che ormai ha invaso un po' tutta la nostra società, da quella che è la violenza classica, antica, alla violenza dei giorni nostri, che si qualifica sempre più giovanile, nel senso che prende ormai tutte le età e alle volte anche tutte le condizioni sociali. E allora non possiamo ridurre una città a un campo di guerra. Bisogna che prendiamo coscienza del male che si fa alla società, ma del male che si fa anche alla propria vita, alla vita della propria famiglia, ai propri figli, ai propri parenti. Ecco, bisogna avere un risveglio di coscienza, perché ognuno, nella responsabilità che ha, ostacoli, prevenga soprattutto attraverso quelle condizioni anche sociali che spesso sono la causa principale poi di chi si butta in questo terreno di violenza e di morte. Il tema della violenza lo vediamo tutti i giorni, delle mafie, della camorra, è un tema che esiste, e l'appello di deponere le armi è un appello cristiano e laico. Tra l'altro questa città ha scelto, attraverso la sua rinascita culturale, quindi è venuto meno anche l'alibi che non esistono alternative, non penso al camorrista, ma a quella manovalanza che diventa forza militare della camorra. Quindi la città è schierata, gli indifferenti diminuiscono e la parte positiva è sempre più forte di quella negativa che c'è, che va contrastata, e chi proprio non si deve arrendere se ne essa Napoli. Natale uguale a pace, Natale uguale a vita nuova, Natale significa accogliere quel Dio che è il principe della pace, ma che porta con sé i doni della giustizia, giustizia per tutti gli uomini e pace per tutte le creature. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Buona festa dell'Immacolata e buon Natale ancora a tutti!